Chiese un giorno ai suoi allievi di raccontare una storia tratta dal mito o dalla storia stessa, e alla fine della storia di dire la morale che se ne può trarre. E ha interrogato un ragazzo molto per bene e lui disse: racconterò Davide e Golia. Davide e Golia fanno a duello. Davide è un ragazzo normale, non armato, solo una fionda. Golia è un gigante invincibile, armato fino ai denti. Ma Davide, con una fiondata qui sulla testa, lo uccide. Morale: non sempre la forza bruta prevale sull'astuzia e sull'intelligenza. Il professore rimase meglio complimento. C'è nessun altro che ha il coraggio di fare un'altra esposizione dopo questa esposizione pressoché perfetta. E s'alza un coatto che dice: arcavaliere bianco e arcavaliere nero. Cioè, non lo so, aso. Arcavaliere bianco e arcavaliere nero fanno a duello. Mo' arcavaliere nero t'ammazza arcavaliere bianco. Mo' arcavaliere bianco c'aveva tre figli. Tutte e tre sfidano arcavaliere nero. Ma il cavaliere nero t'ammazza tutte e tre. Ma sti tre figli c'erano tre figli per uno. Tutte e nove te sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero t'ammazza tutte e nove. Ma sti nove figli c'erano tre figli per uno. Tutte e 27 te sfidano il cavaliere nero. Ma il cavaliere nero t'ammazza tutte e 27. Ma sti 27 figli c'erano tre figli, basta, professore, dimmi la morale. La morale è che al cavaliere nero non gli dedica carcazza!